Lei è un pezzo di storia. No, Partiamo veramente. dall'inizio. Lei giovanissimo, giovanissimo, si trova ad affrontare una deportazione, ma non è quella che conosciamo tutti di Auschwitz. Lei fu deportato in Siberia. Dai sovietici. In Siberia. Finì. Sì, no, io sono stato arrestato perché ero in, tutti i polacchi erano, volevano combattere per la libertà quando siamo stati divisi tra due potenti, come Germania e Unione Sovietica, e io stavo in Vilno, questo Vilnius, adesso capitale di Lituania, che è stato occupato dai sovietici, questa parte orientale nostra, prima della guerra. E io ero in un'organizzazione patriottica e ci hanno scoperto e arrestato tutti. Avevo 16 anni. A 16 anni già combatteva per la libertà. Sì, eravamo organizzati. Cioè, noi i più che avevano più anni. E anche facevano esercitazioni militari in boschi, ma noi giovani aiutavamo a un gruppo che produceva un settimanale Facevate i mensile, insomma, giornalisti. sì, una gazzetta, ma ogni tanto, che era intitolata, che è interessante, per la nostra e la vostra libertà, perché questo è il vecchio motto delle nostre legioni in Italia, Certo. che hanno... di Dombrowski, poi di Mickiewicz anche, nostro poeta. Certo, perché la libertà è libertà per tutti, non Sì, solo. no, nella storia noi abbiamo combattuto per la vostra libertà e voi avete combattuto anche per la nostra. Noi ogni anno in maggio andiamo a Olcus, dove è sepolto Francesco Nullo, Certo. eroe delle nostre due nazioni. E allora, no, veramente ci siamo, io dico, non ci sono due paesi così vicini come Italia e Polonia. Noi proprio siamo spiritualmente vicini. Siamo cattolici, siamo, insomma, tutto il nostro... Nostra anima è simile a quella italiana, io Lei dico quindi, sempre. giovanissimo, si trovò in Siberia. Com'erano i Sì, campi in Siberia? io ero arrestato in Vilno, chiuso in prigione, ma quando i tedeschi hanno attaccato suo alleato prima, Germania, Certo. e ha attaccato Unione Sovietica Certo. e loro hanno i sovietici hanno esportato tutti i prigionieri tutti che hanno tutti i prigioni hanno vuotato in modo molto brutale no? Noi ancora non era tanto male perché andavamo col treno. No, treno naturalmente questo per marcia, non per la gente. 11 giorni fino al Gorkij, questo è Nižnij Novgorod, storicamente una città
tra Mosca e Ural, le montagne Ural. 11 giorni di viaggio. 11 giorni di viaggio quasi senza Mangiare. cibo e senza acqua, questo è peggio, per acqua è più importante forse che cibo, Certo. perché senza cibo si può vivere, ma senza acqua non Non si si può. può. E ci ho portato là, ma quando il nostro governo di Londra ha fatto un patto, il generale Sikorsky con Stalin, cioè lui parlava con l'ambasciatore sovietico a Londra, mamma mia, come lui si chiama, Maisky mi sembra si chiamava, sì. E hanno deciso di organizzare le forze armate polacche in Russia che combatterono contro la Germania, che era il nostro comune. No, mi ha detto non so come si chiama questo che interroga Sì, i prigionieri. Sì, i prigionieri. sì. No, Adalberto, perché in italiano il mio nome è Adalberto, e poi ragazzo, così mi ha detto, dice, adesso siamo amici, siamo diventati amici, abbiamo un comune nemico e combatteremo insieme. E sarà organizzata armata polacca in Unione Sovietica. Poi ero mezz'anno in prigione tutto insieme. Quando sono andato alle forze armate, no, dove si formavano, io ero sotto età, avevo un anno meno perché minimo ero 16 anni, 17, 17. e io avevo 16, ma sono andato con il gruppo dei soldati professionali polacchi che erano nello stesso campo, perché ogni prigioniere dopo prigione ha ricevuto un posto per vivere, e noi eravamo in un Sovkhoz, questo è una comunità collettiva. Sì, una specie Sì, di campo. e economicamente era terribile proprio, non c'era niente là. Neanche le patate erano, perché no, l'economica sovietica era così. Certo, era. Ma voi vi siete trovati da nemici dei sovietici che vi hanno messo in prigione ad alleati dei sovietici, ma a combattere per la stessa causa, per la libertà della. Sì, no, no, ma poi siccome Stalin il governo sovietico non aveva fiducia di noi, siccome non, come ex prigionieri, Certo. ex deportati, erano non soltanto prigionieri, altri erano in campi di concentramento, ancora peggio, campi di lavoro cosiddetti. Uguali a quelli che poi fece la Sì, Germania. come in Germania erano. Erano condizioni terribili, hanno morto no, migliaia e migliaia della gente. No, io ero ancora un po' felice perché ero soltanto in prigione, avevo cibo, non lavoravo, ma questo cibo naturalmente non era sufficiente. Certo. E per un giovane come me,
No, il cibo deve essere di valore, possiamo dire. sviluppare un giovane, Sì, sì. sì, sì. E perciò dopo prigione ero 3 mesi in ospedale, ma grazie di Dio ero già soldato. E questa era una sezione polacca a Buzuluk, perché a Buzuluk, questo tra Volga e Ural, questa regione, provincia di Orenburg adesso, tornato da Orenburg, allora era Pskov, perché i comunisti chiamavano con i nomi dei meritati comunisti oppure soldati comunistici tutte le città, come anche Molotov e altri. E là ero 3 mesi, poi mi hanno. Non c'era nessuna medicina proprio, perché i tedeschi erano vicino a Mosca già. Era il momento tragico per loro. Poi, dopo Stalingrad, tutto è cambiato, ma in quel momento veramente per loro era una situazione proprio tragica. Anche i russi non avevano niente, non Sì, solo voi. naturalmente, naturalmente. Ebbene, perché in questa zona, a Buzuluk, vicino Ural, questo è alla frontiera tra Russia e Kazakhstan. E no, adesso Kazakhstan è a patto con Russia, ma prima questi sono musulmani e Certo. loro erano sempre contro i russi. E questo proprio dopo, perché no, da noi erano due grandi insurrezioni, una è caduto Francesco Murlo, questa seconda nel 70, 1873, e prima ancora due erano altre, e tutti erano poi esportati in questa zona, alla frontiera per difendere, per ogni Certo. caso, pericolosa Certo. E zona. voi E avete. perciò è interessante che la popolazione in questa zona dove si formava questa armata in Russia era molto favorevole Certo. a noi, perché erano spesse volte d'origine polacca. E quindi vi sostennero. Questa armata fu creata e poi dove andaste? Da lì. No, e poi, siccome, come ho detto prima, Stalin il governo sovietico non si fidava. non ci fidava, No. no? Perché no, come ex prigionieri, Certo. ex deportati, non è che noi non amiamo loro, non i russi, perché i russi è un buon popolo. Soltanto non so perché sempre hanno il governo zarista, anche era Sì, contro di noi, e i certo. comunisti erano contro di noi. Insomma, no, non hanno fortuna per governo, posso Certo, sì. dire. Allora hanno deciso, ma questo era deciso tra Sikorsky, tra Churchill e Stalin. L'hanno Perché deciso. sapete, in Africa, no, allora purtroppo eravamo i nemici. Certo. Gli italiani e tedeschi, Teschi. Rommel, Certo. erano in Libia. Certo. E là erano poche forze britanniche. E Gran Bretagna
voleva avere più soldati, sapevano che in Russia sono circa di 60.000 almeno soldati polacchi e allora noi li vogliamo avere qui. E Churchill ha fatto questo patto piuttosto sopra la testa nostra, anche Certo. che i polacchi andavano in Medio Oriente. E siamo andati attraverso Mar Caspio in Medio Oriente, prima in Palestina. La metà dei ebrei era d'origine polacca. Allora ci sentivamo in Palestina, quasi A caso. avevamo i film polacchi, perché loro quando andavano in Israele prendevano con sé anche le biblioteche polacche, i film, e noi ogni secondo film, perché nei campi britannici militari erano e ogni secondo anche di più film erano di prima di guerra polacchi portati dai ebrei. Quindi eravate a casa. Sì, e poi si poteva sempre parlare polacco, Quindi. quasi con ogni secondo ebreo. Allora Certo. Quindi voi vi trovaste come armata a sì, fronteggiare. era incominciato di formare in Palestina, poi quando i tedeschi erano già sul Caucaso, allora vicino ai giacimenti di petrolio e gas, in Iraq, in Iran, eccetera, siamo andati a Iraq e siamo stati in Iraq quasi un anno e finalmente hanno deciso, grazie di Dio, dopo questo deserto, che andiamo a combattere in Italia. E di lì siete arrivati in Sì, Italia. siamo arrivati con la nave, anche io andavo con la nave polacca, Batory, che portava i soldati. Era per i passeggeri, molto comodo era. E siete sbarcati dove in Italia? A In Taranto. Taranto. A Taranto era il punto. Cioè tutti i reparti, soltanto i carrisci, questi carri armati a Napoli, perché era più vicino a Cassino, perché non si deve trasportare i carri armati. E Quando arrivaste in Italia eravate già alleati degli italiani. questo Erano alla fine del 44, 43. del 43. Erano sbarcati gli americani in Italia, c'erano Sì, gli o americani. loro erano primi in Sicilia, che si Esatto, ad sappia. Anzio, erano Sì. sbarcati gli americani e voi siete venuti già come alleati del governo italiano. Prima eravate Sì, nemici, sì, 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 sì. voi siete stati nemici dei russi e Il poi con i russi. primo settore del fronte dove siamo stati era Val di Sangro. Val di Sangro, Abruzzo, Abruzzo, insomma, siete sì. stati impegnati lì. Val di Sangro e Appennino, Sì. le Mainarde, sì, là. Una divisione era lungo superiore parte, perché parte vicina del mare erano i britannici e noi siamo stati. Più Sì, nell'entroterra, sì, più sì, sì. Più sull'Appennino, dove c'era. vicino all'Appennino e
Da quel momento abbiamo combattuto insieme con i volontari italiani, Italiani. perché già è stato formato il primo gruppo motorizzato, si chiamava. Motorizzato. Primo comandante era Umberto Utili. Utili, sì. E poi il primo settore dove abbiamo combattuto insieme erano le Mainarde, là, loro vicino Castel San Vincenzo, e la nostra quinta divisione era sull'ala sinistra. E questo era la prima. Siamo diventati, come si dice, no, mamma mia, commilitoni, Con sì, militoni, sì, commilitoni, siete sì. diventati con militoni e di lì siete saliti. Forse noi in Italia vi ricordiamo le vostre gesta soprattutto per Monte Cassino. Lì, Sì, anzitutto si dice, ma lì, non ecco, era soltanto Monte Cassino. voi non avete fatto solo Monte Cassino, noi Sì, ci ricordiamo per i polacchi. dal punto di vista militare, il nostro successo più grande era la conquista di Ancona, come un porto Nel centro Mediterraneo, centro d'Italia. sull'Adriatico, che ha fatto possibile altra campagna italiana, perché tutto il rifornimento andava da Puglia, da Taranto, da Bari, da Brindisi, e Troppo lontano. questo era lontano, e perciò questo ritardava L'avanzata, l'offensiva, sì, nostra. certo, conquistata Allora, Ancona. questo era che è importante, la campagna adriatica, cosiddetta, il nostro successo più grande, perché abbiamo liberato insieme con gli italiani, perché sull'ala sinistra era formato dal primo raggruppamento motorizzato, era formato Corpo Italiano di Liberazione, anche comandato da Umberto Utili, e la Brigata Maiella, Brigata partigiana. che ci aiutava molto, perché noi combattevamo sul settore sull'Appennino L'Appennino Marchigiano, Marchigiano, sì, sui pendici, sì, sulle pendici. sì, sulle pendici del. Sì. E perciò loro combattevano, siccome a piedi Certo. combattevano, Loro e noi conoscevano la zona. avevamo tanti mezzi, corazzati e trasporto, aiutavamo con trasporto a loro anche. Certo. Però abbiamo tanti mezzi corazzati. E Era non. una brigata corazzata con tre reggimenti corazzati dei lancieri, E sugli Appennini non potevano salire i non mezzi. potevano, sì, per noi mi era molto importante il loro aiuto. Certo. E allora il mio amico era Domenico Troilo, e hanno deciso, siccome tre battaglie di Monte Cassino degli alati erano senza risultato, allora hanno deciso di mandare noi i polacchi, e ci hanno proposto questo settore, il più difficile, alla linea Gustav, che si chiamava la linea Gustav, questa. C'è una storia che la riguarda, per la quale lei è conosciutissimo, quella dell'orsetto. Ah, sì, questo è il
Il secondo motivo perché la gente mi tormenta, anzitutto I giovani soprattutto, sì, i giovani, le i scuole, giornalisti. ma anche i giornalisti, perché io ero con lui, sebbene non era vicino a lui, perché lui aveva un curatore, era un soldato più vecchio, più anziano, che era come padre per lui, e lui li trattava come padre, perché siccome lui era trovato come, no, come si dice questo piccolo bambino, Sì, era un più cucciolo. dopo la nascita, Sì, un neonato. Sì, un cucciolo. piccolo, Sì, piccolissimo. no. Lui proprio non conosceva gli animali e Sì. conosceva soltanto gli uomini. Certo. E io dico, siccome sento, ognuno è sensibile all'ambiente, anzitutto gli animali. E lui ha appreso un'anima umana, Umana, certo. proprio aveva un carattere umano, non era niente da lui di animale, che feroce animale, perché orso non è mica un animale, Non è un meglio non gattino. incontrare lui. Che nome aveva l'orso? Come si chiamava? Voi che cosa perché mi tormentano? Perché anch'io sono Wojtek, Wojtek, appunto. non sono Wojciech, Adalberto, sono Adalberto in italiano, ma come abbreviato, come si usa, è Wojtek. Wojtek, così che il nostro comandante della nostra compagnia di rifornimento di artiglieria. Noi portavamo munizione, cibo e tutto, materiale militare per i reggimenti di artiglieria. E piuttosto questa più pesante. E l'orso vi seguiva ovunque? Veniva con voi? Lui, siccome animali, anzitutto che hanno una buona influenza all'ambiente, e il nostro comandante ci rendeva conto che questo animale Faceva bene anche voi sarà per soldati. noi siccome noi lontano dalla patria, lontano dalle famiglie, cercavamo di avere qualche cosa vicino. E questo era così simpatico animale, che veramente aveva, migliorava morale del soldato, possiamo dire. Certo. Sì, veramente, era Insomma, viveva era un soldato come voi, di fatto. Era. sì, ah, perché lui aveva la licenza del soldato. Ma come mai questo è successo? Quando dall'Egitto, da Port Said, andavamo in Italia, animale non poteva andare Sulla nave. la nave, E sì, certo, non nave era port. vietato Certo. portare. E perciò lui ha ricevuto ufficialmente una Britannica Paybook che noi avevamo, soltanto che lui non ricevava i soldi, Ma era un soldato non pagato, volontario. ma riceveva il cibo. Il cibo.
anche doppio. Ed è un orso, mangia Sì, parecchio. perché lui aveva bisogno di mangiare più di noi. Guarda, io non la voglio trattenere oltre, le chiedo solo più una cosa. Lei rifarebbe tutto quello che ha fatto? Io sono soldato, sono contento di questo, perché, sapete, noi ci sentivamo in Italia, no, non come in Polonia, a casa, ma molto bene. Le relazioni nostri con la popolazione erano generalmente molto buoni. Naturalmente, no? Tra la gente sempre ci sono c'è la gente, noi diciamo. Certo. Ma questo erano episodi, no? I più grandi, come si dice, Sì, rapporti, unioni, unioni. rapporti, erano coi comunisti. Ah, Perché gli siccome attriti. 80% dei soldati era dopo prigioni, dopo, Certo, c'era un po' di astio con i sì, comunisti. no, per noi i comunisti talvolta ci invitavano con la bandiera rossa e noi i nostri soldati andavano questi Certo. distruggevano questa bandiera rossa. Certo. Ma questo Perfetto. era normale per questo che abbiamo vissuto, Vissuto, abbiamo certo. esperto in Unione Sovietica. Sapevamo che cosa è questo comunismo sovietico, perché loro erano prosovietici, Certo. purtroppo. Il comunismo, dico, puro italiano, forse, europeo, è completamente altro. Certo. Ma loro non ci rendevano conto di questo. Voi eravate Ecco, state là e sapevate che sì, cos'era. noi abbiamo sofferto tanto ed abbiamo esperto tanto. Certo. E questi erano i scontri soltanto. Certo. Ma generalmente erano, no? 2.000 soldati sono sposati in Italia, Certo. i nostri. Ci sono belle comunità e belle storie da Chivasso, noi abbiamo Sì, Chivasso. generalmente io quando per esempio parlo con le persone anziane, talvolta in Italia, loro dicono: noi vi ricordiamo non soltanto come buoni soldati, ma anzitutto come buoni uomini. E io, questo per me è sempre più importante, perché È vero. Posso chiederle quanti anni ha lei? Quanti anni? adesso, Sì. nell'aprile 94. Mamma mia, quanta energia! I 100 anni viene a festeggiarli in Italia, però. Per i cento. No, sapete che a Cassino sarà quasi sicuramente inaugurato il monumento di Wojtek nella città di Cassino. E mi pregano proprio Di tanto, andare. scrivono a me E che sarebbe. io, come ultimo vivo soldato, che è stato 2 anni con lui, che io devo svegliare questo monumento. E Ma sarebbe bello. vediamo sul monumento della terza divisione, che è sul colle sopra il nostro cimitero, là, Ah. 590. 93, si chiama questa altezza di questo, è scritto: per la nostra vostra libertà
noi soldati polacchi demmo l'anima a Dio, il corpo alla terra italiana ed alla Polonia i cuori.